Se sai far bene la spesa, il ristorante più buono del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, salve a tutti! Allora, pubblico affamatissimo come sempre, però vi invidiano e basta. Bisognerebbe fare porzioni un po' più grandi. Sì, è vero, per offrirle noi dopo. Sì. Loro giudicano, Fiammetta Fadda, Riccardo Rossi, Chiara Masi. La giuria più famosa e temuta d'Italia, anche se ogni tanto si lascia andare in cose. Coppietta da Firenze, Francesca! Hola. Davide, quanti anni siete fidanzati? 3 anni. 3 anni! Avete fatto una scommessa nella sfida? C'è qualcosa? No, non c'è niente, pare. Non ci credo. 4 sfide. 3 danno i punti, la prima no, però chi la vince sceglie il tema o il piatto di quella successiva. La prima è di manualità. Mont Blanc, gran dolce, non nelle mie corde, vi dico la verità, perché? Però va fatto bene, va poi finito con questi capelli fatti con di solito i ritagli del marron glacé lavorati. 3 minuti per vedere chi di voi ha un po' più di manualità, via! Perché non è il tuo preferito, Simo? Perché non amo i dolci troppo dolci. Hai ragione, su questo è vero. Quei dolci che, come dicono dalle parti di Chiara e Romagna, smagano. Però io credo che se Fiammetta fosse pronta a dire un po' de modè, un po' retro, io ti posso dire che pur dando retta a Fiammetta, io ti devo dire che quando me lo portano, perché come sai il dolce a casa me lo portano, io alla fine sono sempre contento. No, no, ma poi non sono un goloso di dolci. Sentiamo, cioè, però Fiammetta se dice de modè. Lo dice? No, sì. Bene, però come... dolce super, devo dire che questo dolce sotto magari con la meringa, sì, un po' croccante, poi sopra fatto con le castagne bollite, non quelli già diversi, castagne bollite, dove insieme è stato messo un po' di semi di finocchietto quando bollono le castagne, così in maniera profumate, che hanno questo profumo e non questa valangata che mettono sempre di zucchero a velo da tutte le parti. Alcuni lo fanno addirittura con i marron glacé, esatto, tutte, che è repellente. Quello dicevo io. No, che quello è repellente. Poi tutto schiacciato così con lo schiacciapatate, fa questa montagna, poi la panna e le violette. Candite. Le violette, quelle zuccherate. Sì, tipiche di quelle Parma. Zuccherate, sì, che si vedono così. Se non, volendo non sarebbe proprio così, ma se vuoi aggiungere un po' di croccante, un filo di caramello. Esattamente. A finire così la montagna. Sì. Quindi, dopo che l'avete mangiato tutto, 50 minuti di corsa, minimo. Sì. No, minimo. Vabbè, ma ci puoi mettere dentro la faccia. Sì, cioè, proprio la faccia dentro. Così, secondo me. È già la terza volta che lo dice, se ammetta sì, questa cosa. E nelle vostre corde fare dolci a casa? Io direi proprio di no. Direi proprio di no. A Firenze, ragazzi, si butta la ciccia sulla griglia. E via, siamo tutti contenti. Se siete già pronti potete anche darmelo, eh? Perché ride? Lei ride da sola. È una battuta. Che lavoro fai? Io sono impiegato. Quindi il sacco a poche sarà la terza volta che lo prendi. Ma credo forse la prima. Allora vabbè. Dai, su! Questo sembra più Monte Murello. Sembra Monte Murello. Qual è Monte Murello? Qual è? Vicino casa tua, Simo? Firenze. Qua, se c'è del tempo a disposizione, che lo utilizzi pure, Se c'è, dico. È finito? C'ha 10 secondi. 10, hai visto? Quindi... stop! Dai! Francesca, Davide. Ma io secondo me... Forse anche a me piace quello. Perché, certo. Davide ha vinto, bravo! Prova di manualità giudicata! Allora, qui di ciccia si parla. Arrosticini o involtini? Involtini. Involtino?
è l'involtino, il piatto per la prova di abilità. Beh, involtino può vuol dire un sacco di cose, vegetale, di pesce, di carne, tutto quello che vi serve per fare una bella ricettina dietro di voi. Però avete solo 30 secondi per prendere tutto quello che vi serve, altrimenti poi questo campanello, che potrebbe essere un aiuto dato dal sottoscritto, vi servirà per tornare dentro. Via! Prendete una zucchina, un peperone rosso, una melanzana, un radicchio, sale, pepe, olio extravergine, 250 g di formaggio caprino e 3 etti di carne salata. La trovate al banco frigo da affettare. 10 secondi circa. Qua facciamo pesce, anche se c'è un po' di maiale, come piace a Riccardo, in forma di... Ah, la finocchiona, brava! Fiorentini, 10 minuti, via! Allora, che ci fai con la finocchiona? Faccio un involtino con finocchiona e amando e grazie, parmigiano. Ok, quindi un po' abbastanza classico, sì, diciamo, sì, abbastanza a livello semplice. Di abbinamento, cioè salume, carne di manzo. Sì. Usi la polentina. Sulla polenta sotto, che è un abbinamento... Ma la polenta devi friggerla? No, la faccio in griglia già. Ecco, brava. Consiglio subito ad entrambi... Grazie. Di scaldare in anticipo la padella o l'utensile che vi servirà per la preparazione che state preparando sul tagliere. Quindi si taglia, deve far cotta la cipolla, mentre si trita si fa scaldare la padella, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, accompagnato da una salsina di pomodorini, semplice. Vado sul semplice. Bene, anche colori abbastanza italiani, rughettina. Passata di pomodoro? Per ammorbidire un po' i pomodorini e poi ne faccio una specie di cremina, diciamo. Ah, li frulli poi quelli freschi? Li spiaccico. Sento come te l'ha detto, ti ha guardato quando ha detto li spiaccico. Li spiaccico. Ti ha dato un'occhiata, non so. Tremendo. Allora, noi vogliamo sapere chi in casa cucina a questo punto. Voi convivete? Conviviamo. Conviviamo. No. Conviviamo. Chi cucina a casa? Cucino io. Spesso, diciamo che spesso cucino io, però diciamo ci compensiamo, dai, ci compensiamo. Mi dica. Io ho saputo una cosa, lui qui non c'entra niente, ha fatto tutto lei. Sì? Sì. Cioè, ha fatto lei, ha chiamato lei. Andiamo. Lui, ma a me non... Ho detto andiamo, va bene, andiamo. No, ti direi... è come tutti i rapporti... Quindi in realtà tutte le domande, Simo, io le farei a lei. Ho capito. Che negherà. Però tu sai qual è la verità? Va bene, mi fa piacere che mi... Allora, dimmi prima cosa fai a livello... Allora, qui si fa un involtino con merluzzo e pancetta. Quindi un misto, carne pesce, diciamo. Ok. Usi la senape? Uso la senape per fare una piccola salsetta da accompagnare... Tu cucina, mentre parli con me? Sì, lo stavo cercando. Se ti manca. Ok, perfetto. Benissimo. Sai perché ha chiamato lei? Dimmi. Perché lei ha dichiarato che lei adora cucinare anche in compagnia sua, di Davide. Lui no. Ah. Io no. Quindi lei non poteva venire a cucinare da sola. Pur di passare qualche momento insieme. Beh, in realtà è che lui non vuole nessuno tra i piedi quando cucina, quindi in realtà io sono molto esclusa nella cucina. Sembrava col coltello, però. Entrambi una buona manualità, si vede, sì, che cucinate spesso. Tu che lavoro fai? Io sono psicologa. Metto qui, è psicologa. È psicologa. Pericolosissimo, l'ho provato. Quindi tu, cioè, torni a casa, tipo... Difficile, scusa, difficile. Tesoro, sai una cosa sulla giacca? E comincia tipo famosissimo telefilm a guardare il linguaggio del corpo. Hai guardato in basso a sinistra. Cosa vuol dire? No, la comunicazione, no, il corpo... Pericolosissimo. Tutto pericolosissimo. Sì. Mamma mia. Ecco perché non vuoi cucinare con lei. No, adesso perché... Adesso ho capito. Allora, chi è che ha cucinato per l'altro la prima volta? Un'altra domanda? Un'altra domanda. Credo io. Credo anch'io. Comunque lui è gelosissimo di quando cucina, non mi dice i piatti, tutte volte mi dice segreto professionale. Ascolta me, usiamo il tuo professionale. Mi analizzi un attimo quei tre? No, puoi dirlo anche a me da solo. Guarda, senza farti influenzare da Riccardo, non ma come sono posti e seduti?
non mi permetterei mai. No, tu devi farlo, perché altrimenti anche perché potrei darti fastidio in cucina. Sono straordinari tutti e tre al loro modo, quindi ognuno con la sua. Guarda che ti danno 5 lo stesso se è buono il piatto, non li compri con così poco. No, no, ma non volevo comprarli, ero solo sincera. Allora, un aggettivo che le identifica da come sono seduti. Mi rimetto con me. Dai, me lo devi dire? Fiammetta precisa. Riccardo... Allora, lasciatelo per ultimo, che è un caso particolare. Allora, Chiara... delicata. Sì, poi è in un periodo particolare. Riccardo? Riccardo... esplosivo. E con la miccia corta anche, perché scoppia facile. Allora, impiegato in cosa? Una società di distribuzione elettrica. Ah, ho capito, fantastico. Quindi diciamo che cucinare, insomma, torni a casa anche un po' ambiente, diciamo, come che io ti svaga, ti rilassa. Mi svaga, mi rilassa. Ti do un consiglio così. Sai che la pancetta del maiale viene fatta anche con la parte della pelle che diventa cotenna? Lo sapevo. Mm. E diventa dura se cuoce, eh? È vero, hai ragione. Te l'ho buttata lì, eh? Il mio involtino è molto semplice, tutte le verdure vanno lavate, nettate e tagliate a fette. Bella griglia calda, un pizzico di sale grosso e le grigliate. Verdure alla griglia classiche, non le condite, bensì le tagliate al coltello, anche a pezzettoni, e le lavorate assieme al formaggio caprino. Aggiustate di sale, olio e pepe e quella sarà una farcitura cremosa e vegetale da mettere su delle fette di carne salata, accavallate leggermente una sull'altra con della pellicola, al centro, arrotolate per una volta di involtino stretto e lungo che con la stessa pellicola chiuderete come una caramella. Lasciate riposare in frigorifero almeno 20 minuti e lo servite come un antipastino, tagliando a fette. Sarà tutto rosso, un effetto crudo, ma in realtà la carne salata non lo è, con all'interno una variegazione al caprino piuttosto acida. Un ottimo antipasto. Qua padelle al fuoco. Ma scusa un attimo, la carne? 4 minuti, 3 minuti e mezzo, 4 finisci. Dove stai a far la cremina? Non hai ancora messo la ciccia. È vero, perché avevo lasciato l'olio che non avevo messo sul fuoco. Quindi. Io cerco sempre di fare quello un po' buono che poi vi fa finire i piatti, eccetera. Ci sono, ci sono. Poi semplicemente un'altra cosa. In una coppia uno vuol tornare a casa e dire ho vinto o ho perso. Quindi devo essere preciso e fiscale. Anche perché non so come funziona, per un anno circa poi questa cosa ve la racconterete ogni volta che invitate qualcuno a cena. Diventa un po' come il filmetto del matrimonio. Ti facciamo vedere con tutte le cuoche fiamme? No, basta! Hai capito? Com'è che hai detto, Riccardo, il filmato del... matrimonio. Matrimonio. No, ma lei è psicologa, non gliene frega sposare, niente. Quindi... Cosa? Non lo dire a tutti, però. È vero. Perfetto, ragazzi. Che segno sei? Vergine. Se lo siamo, sembra. Tutte e due vergini. Tutte e due vergini. Cioè, non ho capito perché non la vuoi sposare. Cioè, lei vorrebbe e tu sei quello che frena. Tesoro, ti porto in un posto romantico e ti devo dire una cosa. No, c'ho il problema della macchina. Ma quelli della Vergine sono molto precisi. Non hanno certo bisogno di un foglio di carta che certifichi l'unione. Che segno sei? C'ho Mercurio in Vergine. Allora, ripetiamo un attimo le ricette. L'involtino qua, non disturbare Chiara Maci, l'involtino qua di pesce passato in una salsina per marinarlo leggermente. Poi, in una fettina poca, quindi omogenea, di pancetta, ancora nel sesamo e poi rosolato in padella. E la salsina pronta con senape, maionese, prezzemolo e capperi. E capperi. Quelli non cuociono tantissimo, però spesso in padella anche un goccio di umidità fa bene perché deglassa il tutto e crea una salsina. Umidità tipo acqua. Ok. Qua invece, brava, l'involtino è andato bene perché l'ha fatti piccolini, l'ha profumati alla salvia, l'ha tolti dal fuoco, sì, perfetto. Ha preparato una salsina con il pomodoro, sei stata brava, però avete 30 secondi circa per impiattare qualcosa di più. Quindi manzo con la finocchiona. Bella profumata, a proposito dei semi di finocchio che Fiammetta ha citato prima per quanto riguardava le castagne del Mont Blanc, polentina grigliata sotto, l'involtino sopra e l'acidità del pomodoro. Anche un occhio alla presentazione, vedo. 10 secondi!
siete bravi però, eh. Sapete, la prima sfida, la che si, dove si danno punti, crea un po' ansia a volte. Stop al tempo. Addio. Bravi. Cercato entrambi una presentazione anche se non era richiesta. Però sai, l'occhio vuole la sua parte. Sì, altro che, figurati. Scotta? Riccardo è diventato più carino con Chiara ultimamente. La vedo così in difficoltà. È molto molto buono. Bene. Perfettamente cotto, che era un po' la nostra paura. Sì. Ben saporito all'interno, ottima l'unione con la polenta che rimane un po' cremosa. E croccantina all'esterno e il pomodoro freddo in abbinamento è davvero molto buono. Splendida sia la presentazione che il gusto. E la finocchiona dà un profumo molto. Sto ridendo perché è bellissimo guardare lui che risponde con sorriso soddisfatto. Può essere soddisfatto perché è veramente buono. Attenzione. Insomma, anche se non cucini mangi bene alla fine, dai. C'è il mio bocconcino già pronto. Attenzione. È arrivata la finocchia, stupenda, bella profumata quella all'interno, si scioglie. Grande idea, grande idea. L'unico difetto, pochi, pochi, ah. Pochi. Stava scherzando, potete fare comunque una porzione, quindi va benissimo. Guarda, li rassicuro pure su questo, falli cadere nell'equivoco, no? Vabbè, da Firenze. Io il pomodoro non lo tocco perché secondo me non interessa. Vediamo. Infatti, il pomodoro non è importante. Piatto tipo montagna oppure collina intorno a Firenze, molto saporito, e la finocchiona che normalmente non mi piacerebbe cotta perché preferisco così, invece ci sta molto bene. E comunque appena protetta ascoltata, dalla carne. Protetta, sì. Prendi il coso. Ah, c'è il pesce. La salsina è maionese, senape, capperi e prezzemolo. È davvero molto buono anche questo. Vi dirò, rimane il merluzzo molto delicato, nonostante l'involtino e la panatura esterna. E la salsina va mangiata in abbinamento perché è quella che dà effettivamente il valore aggiunto al piatto. È molto buono, buonissimo, è anche un'ottima idea per utilizzare il merluzzo che normalmente non si sa mai come fare. Cos'è fuori? Guanciale? Pancetta. Se il guanciale da noi si chiama gota. Giustamente. Gota dei sapori. Ha detto gota dei sapori, ma tu intendevi la gota. La gota. Non la gota, io gota intesa H. Come il to. Devo dire che è buono, eh? È buono. Però ha il problema di venire dopo quello. Ma tu devi cancellare. Sì, ti... vabbè, mica mi chiamo fiammetta fatta, eh? Allora. Hai preso? No, no, no. Forse la salsa mi aiuta a cambiare. Sì, detto a te, poi si dimentica. Good. È buono. È fatto anche bene. Forse il pesce deve essere cotto un pochino di più. Forse, non lo so, forse... No, sai, il pesce no. Non va mai cotto tanto, Non va mai cotto tanto. Io sono per la... finché si taglia va bene per me. Cioè, a meno che non si riesca proprio a tagliare, allora è crudo. Porzionato.
Vuoi anche un po' di guanciale? No, no, c'è, trovato, di grazie. Intanto il povero merluzzetto è stato trattato bene, no? Che di solito è per i bambini malati. Interessante, un piatto di imprinting un po' nordico per l'insieme del merluzzo, del maiale e anche di queste erbette che sono nella maionese, un piatto molto saporito e anche questo abbastanza insolito. E comunque due piatti molto da casa, cioè senza troppe pretese, con cose comunque, comuni. La prova è l'involtino, sì, ricordiamo. Entrambi la prova è l'involtino. Sono rimasti sul tema. Ok, direi di sì. Francesca. Bene, sì. Davide. E nell'involtino di entrambi c'è un unplay, 15 pari, bravi! Vi potete dare un bacetto ora, pubblicità! Guarda lei che corre, non è psicologa, non è psicologa! Amici della cucina, amici di Cuochi e Fiamme, bentornati in studio. Beh, unplay subito alla prima prova. I futuri sposini, te la metto lì. La Firenze si sono sfidati sull'involtino e hanno preso pieni punti. Però prima hai vinto la prova di manualità, quindi tu sceglierai fra due formaggi. Puzzone o Roquefort? Considerato che non so cosa sia Roquefort, puzzone. Ok, bravo. Saluto perché è detto in francese, quindi scegliamo sempre prodotti italiani. Bravo. È il puzzone l'ingrediente per la prova di creatività. Il puzzone è davanti a voi, anche se il nome non rispecchia la bontà di questo formaggio. Tutto il resto è dietro di voi. Il tema è la creatività. Smetti di guardarlo con quegli occhietti lì, l'abbiamo capito. Via, su, 30 secondi, fate la seguente. Concentrati. Allora, fichi e latte. Basilico, pepe, burro, vedo. Mela grana. L'acidità. Qua ricotta, farina, spinaci, pepe, gnocco, che fai? Mandorle, parmigiano, noce moscata anche di qua. 10 secondi, no, 5 secondi. 4, riso di qua, 3, 2, basta. Quanti ingredienti prendete? Basta, stop, basta, basta, basta. 10 minuti, via, butta il riso. Allora. Ok. Il riso, prima cosa è il riso, sì, fidati. Subito. Come lo utilizzi? Allora, faccio una besciamella di puzzone, così almeno si ammorbidisce e si ingentilisce anche un po' il puzzone, perché sennò è atroce. Cioè, è fortissimo, insomma, comunque. Quindi lo smorzo un attimo e poi i fichi che li faccio salire proprio anche con il riso. Li fai salire? Salire... Non lo so che vuol dire. Salire nel senso tiro sul riso con i fichi. Tiri sul riso e li infili. Con i fichi. Ah, con i fichi. Ah, ok. Li porti avanti, esatto, il riso con i fichi. Esatto, okay. Così li faccio insaporire. E poi una un'idea di melograno, giusto per dare un tocco di acidità leggerissimo e un colore anche. Un tocchino di colore. Ha un titolo il piatto? Fico il puzzone, direi. Davide ride. Non so se... buttata lì così o dedicata, però. Allora, ti dico una cosa, poi vado dalla tua dolce metà. Anche se normalmente non si fa così, però per fare una cottura buona, tuffalo nel brodo intanto, anche okay, se ti perde un po' di amido. Poi lo sollevi e lo fai finire nel fondo, altrimenti o sa di cipolla o arrivi con il riso crudo. Ok, grazie. Tu hai un titolo anche tu? Nudi a letto. Nudi a letto. Bene, su questo... possiamo chiudere. Col puzzone, sì, nudi a letto. Ci siamo capiti. Lo nudo sapete cos'è, no? È, sì, diciamo, per farla breve, la farcia di una pasta fresca legata, messa in cottura a quenelle, tipico del fiorentino e della Toscana, insomma. Il riso l'hai messo? Sì. Brava. Allora, la stai mettendo la farina e il burro. Faccio che ti la servirà per fare la roux.
prima di solito si mette il burro, si scioglie, però vabbè, bene lo stesso. Oppure si tosta la farina, potrebbe, dai, diciamo che va bene anche così. Dai. Sono naif io. Sei naif? Sì, molto. Sono naif. Con un'ottima manualità sta tritando finemente. Finché non mi taglio un dito. No, no, vedo che le tieni indietro, le dita bene. Assaggiate tutto, soprattutto la farcia. Hai messo quindi il classico ricotta e spinaci, un po' di grana e l'uovo. E un po' di noce moscata. E un po' di noce moscata. Aggiungi farina dentro? Sì. Aggiungi farina. Pochina. Pochissima, perché poi quella deve cuocersi. Quindi se ne mette sempre poco. Oppure la fecola, se volete a casa rifarlo. Quindi poi li fai come conditi? Di solito si fanno con la burro e salvia. Fatti. Aiuto. Dai. Devo fare un letto con un po' di panna. A letto, ah, ho capito. Panna. Puzzone. E quindi lo vuoi fluido? Lo vorrei... Non è un formaggio che viene benissimo in... Infatti lo vorrei un po' a crema, ma è un po'... Ci proviamo, però ti anticipo che non è un formaggio troppo facile. Ma le sfide piacciono a Simone Rujad. Ma lì non è che posso farci più di tanto, comunque. Partiamo e vediamo. Comunque, quando dovessi rifarla a casa, per esempio, quando si usa la fontina per farla fonduta, è sempre meglio metterla prima nel latte a freddo e lasciarla un po' lì, e poi portarla a bollore piano. Non so dove rende meglio. Eccoli. Tifi Fiorentina? Non si può dire. Perché Fiorentino che tifa un'altra squadra è un po' visto male. Ma la bello, dimmelo un'orecchio, basta che non tifi quella che un Fiorentino non può tifare. Esatto. Un Fiorentino che tifa Juventus. Esatto. Non dire. Come dici, in questo istante ti stanno rigando la macchina sotto casa. Juventino a Firenze. Tu guardi il calcio, non credo. No, però tifo Fiorentina comunque. Quindi quando c'è... Scusate, quando c'è la partita cosa succede? Perché a Firenze, non so se sapete, c'è un odio profondo. Ora, non parliamo mai di calcio, non ci interessa. Però, vivendo questa cosa come fra Pisa e Livorno, mi immagino a casa. Forse peggio. Forse peggio, sì. Allora, mi metto diciamo un attimo che... di qua, altrimenti viene verde sta vellutata. Come sono... Gli juventini sono molto, ce n'è tanti, nascosti ma tanti. Quelli che urlano gol, gol, stanno buoni. Allora, cosa fate insieme il weekend? Tipo, avete qualche hobby comune? Tanto ho già capito che non ti molla un attimo. La ragazza no, non è vero. Esce sempre con gli amici il venerdì. Che bugiarda. Il venerdì non si tocca. Ma trovato il punto dolente, eh? Perché bugiarda? Non è vero? Sì, ma... pochissimo, ti posso dire una cosa, Simone? Questa frase che ho sentito da questa presunta psicologa, perché non ne imbrocca una, ma come il venerdì non si tocca? Il venerdì è il giorno peggiore per uscire, perché uno è carico di adrenalina di tutta la settimana lavorativa. Io me ne accorgo a teatro quando gli applausi sono così il venerdì, fine. Capito? Invece il sabato sono... Capito? Perché il venerdì si è contratti. Quindi il venerdì è meglio che proprio non si vedano. Per uscire tranquilli il sabato e la domenica. Do questo consiglio psicologico. Se ti Simone, sei uscire... troppo ragazzino per capire certe cose. A volte me ne rendo no, conto. Io perché è la mia serata preferita il venerdì. Toppi. Vedrai che sarà il sabato. No. Non a caso uno che si chiama Leopardi ha scritto quattro righe messa a mestiere. Quattro righe messa a mestiere. Il sabato del villaggio. Allora, devo dare la mia ricetta. Cosa volete? Un primo? Un piatto di sostanza. 150 grammi di farina per polenta, quella bianca, mais bianco. Acqua, sale e un pochino di extravergine. Si porta a ebollizione, si versa la farina e si cuoce girandolo con la frusta. Una polentina classica, rimane piuttosto fluida. All'interno si aggiunge 120-150 grammi di formaggio puzzone, che si scioglie e dà un bel carattere a della semplicissima farina. Poi fate un ragù con sedano, carote e cipolla tritati, se vi piace un pochino di peperoncino, e saltate dei funghi poveri, che so, dei chiodini o dei finferli. Beh, lavate e tagliate a pezzettini, profumate con un po' di prezzemolo o, se la trovate, nepitella. E questo ragù grossolano lo versate sopra questa polentina fluida e molto profumata. Quindi sul ragù potete anche andare giù forte di sale e pepe. Bello carico.
facile facile. Non ci hai chiesto la nostra ricetta sugli involtini prima, Chiara ci è rimasta un po' malina. Perché mi ero fatto prendere. Dai, dimmela, dai, su. No, dai, dimmi la cosa con gli involtini. Gli involtini, bisogna fare il gesto di Bruno Santopadre, sennò non vengono. Carota dentro. È quello che mi hai presentato. Sedano, esatto, con l'involtino, la pezza di manzo così. E via. Forse è un genio della sala, lui potrebbe scrivere dei libri. Però sul puzzone che mi dici? Niente, si mangia, ricordiamo che costa molto, uno dei formaggi più costosi che abbiamo in gastronomia, uno dei proprio costa delle cifre, quello buono costa boati, come si vede che ve lo regalano. Io lo compro, te lo mangi e devi andare molto d'accordo con quelli vicino perché te puzza tutto per un'ora e mezza. Lavate. Appunto. Beh, Riccardo Rossi, sappiamo tutti che è ricco, quindi si può permettere certo. Dal puzzone. Possiamo dire da dove viene, perché non è che tutti sanno. Da questo piccolo paesino che si chiama Puz. Dalle parti di Moena. Ed è un formaggio di mucca. Molto forte. 15 secondi, ragazzi. A crudo. E ogni settimana viene lavato con acqua in maniera che si favorisce la fermentazione. C'ha una bellissima crosta, un rosso scuro. Mi allontano perché il tempo è finito. Bravo. Grazie. Stanno salendo. Cosa? No. Cioè, se eri della Fiorentina un conto. Adesso mi serve subito lo nudo su. Eccolo qua. Ma perché hai aspettato così tanto a Tuffarri? L'avevi pronti già dall'inizio. Allora, quello è un cucchiaio e serve per tirare su le cose liquide. No, mi piace. No, fallo tu. Guarda come ti sta guardando. Non riesce nemmeno ad arrabbiarsi se lo aiuto. Cioè, proprio... Mi guarda come dissi, aiuto. Metti la mano così. Beh, però belli. Sì. E anche se ricordate la prova di prima dell'involtino, appunto anche lì un bel occhio alla presentazione. Bravi, qua lo stesso. Bravi, eh? Si coccolano. Eh sì. Anche il piatto è scelto bene lì. Sì, no, molto bello. Allora, sotto... Una besciamella al puzzone, con sopra il risotto tirato su con i fichi e la mela grana. Queste piacciono alla mascia con la frutta. È molto buono. Sì, perché il fico in questo caso è fondamentale, perché mitiga molto il gusto del puzzone, che è davvero molto saporito, nonostante tu l'abbia fatto con il latte un pochino più addolcito. Si sente comunque molto bene. Sta bene anche l'idea, secondo me, di metterlo esattamente così. Cioè, tu non hai amalgamato il riso con il formaggio, ma lasciandolo stratificato senti i gusti uno alla volta. Per cui è molto buono e il fico è assolutamente necessario. Anche le proporzioni sono giuste. Sì, del infatti, piatto, spostati. Vediamo un attimo. Allora, prendo poco fico per cavalleria nei confronti di Fiammetta, ma me lo immaginerò. Ormai però la mela grana puoi mettercela se vuoi. No, vabbè. Ma qui mettere anche scherzo, il fico, ma grazie. No, Fiammetta, lo mangi tu. Ce n'è un pezzetto, non importa. Come sarà? Buono, si vede. Basta, buono. È giusto. Dopo mi spieghi un attimo dopo quella. Com'è che si chiama sindrome di Peter Pan? È cotto pure molto bene il riso, mi piacciono tutti i chicchetti separati. Brava? C'è anche già dentro un po' di fico, no? Sì, sì. È tutto sbriciolato. Sì. Spiaccicato è stata la definizione tecnica. Io ho mangiato recentemente un ottimo risotto con i fichi, ivi compresa la buccia. Rossi fichi? Cioè neri? Fichi, no, verdi. Buono. Beh, io... Avrei esagerato ancora un po' di più col puzzone, cioè gli avrei dato un po' più di personalità forte perché nell'insieme c'è molta dolcezza e carezzevole, però avrei esagerato un po'. Comunque il riso è molto ben fatto, la presentazione è molto gradevole e anche le piccole melagrane stanno bene. Grazie Fiammetta.
per i nuovi termini che per mi fa imparare. Carezzevole lo utilizzerò da stasera. La buona carezza a puzzone, amore. Già, comincia. Sei risolidificato nel dopo frattempo. Il fico in puzzone, passiamo agli ignudi a letto. Avete un altro psicologo in casa? Allora, qui il problema non è l'abbinamento dei gusti, ma il problema sono le consistenze, che sono le medesime. Cioè, la stessa consistenza allo nudo della fonduta sotto, per cui quando lo mangi ti risulta un unico sapore, come se fosse davvero un quasi una crema, sembra un purè. Quindi serve ovviamente la crema, la vellutata sotto doveva essere un pochino più liquida e più fluida e lo nudo un pochino più consistente. Più che altro la vellutata, perché lo nudo, insomma, ci tengo, l'ho fatto in milioni, sì. La morbidezza dello nudo è una, plus. Un plus, cioè bisogna farlo morbido, è più difficile perché c'è meno farina che farlo gnucco. Più che altro ce n'è un bel po' di crema di formaggio sotto. A parte il fatto che il piatto è scelto benissimo anche questa volta, è un pastrocchio stupendo, è tutto uguale ma va benissimo. Questo se ti avanza, lo spiaccichi, ci metti il grano e lo passi in forno. Il concetto, ma però ecco, voglio dire che siccome era come realizzare un piatto col puzzone, mi sembra un piatto perfettamente riuscito. Molto casalingo anche, molto cioè, per quello subito. È riuscito. Beh, io intanto, anch'io sono d'accordo con te, applaudo all'ugnudo fatto così, perché di solito sembrano delle palline da golf, molto spesso, ed è un grosso problema mangiarle al ristorante, perché è molto difficile dosare le quantità, come nello gnocco normale, d'altra parte. Beh, a me non dispiace affatto, perché... questa è piuttosto sostenuta e quindi aiuta lo nudo, che è molto morbido, ha insalato pochissimo, quasi niente. Sì, la forma dello nudo è discutibile perché dovrebbe essere un pochettino più compatto e rotondo, però direi un vero comfort food. Questo è proprio comfort, nel senso che... Anche a livello di colori. Sì, colori molto rilassanti. Va bene il venerdì sera, come dicevi tu, quando uno può... Esatto. Questo è... su questo. Bene. Votiamo. Votate. Vai, Chiaramaci. Prima il risottino ai fichi. Fico in puzzone. Avete portato una sorta di positività in giuria per i vostri piatti. Ragazzi, avrete ospiti la prossima settimana, 15 a 13 per Francesca. Tempo, passi davanti, Allora, mentre continuano a mangiare, quindi è piaciuto, crudité o caponata? Crudité. Crudité, è una prova di presentazione, quindi forse è anche più facile. Come te la cavi nella presentazione? Della Juventus. E il crudité, il piatto per la prova di presentazione. Qua niente spesa, è tutto di fronte a voi. Prova di presentazione, 6 minuti di tempo, dovete fare un piatto bello, non importa il sapore in questo caso, ok? Colorato, ammaliante. Via! Quanta roba! Che fai? Ho bisogno di un aiuto. Dimmi. Faccio una specie di tavolozza dei colori. Questa è una fiadina senza glutine, perché sono celiaca e quindi casano tutto senza glutine, quindi anche questa. E avrei bisogno dell'aiuto per la crema del mango. Tu fai gli gnudi a letto con la farina? E con la mia la fa, senza glutine. No. Ah, sì, sì. Che ti faccio una crema di mango? Di mango con miele e mascarpone. Quindi frullato? Tutto frullato, sì. Ok, dimmi un po' come alterni tutte queste cose. Faccio delle cremine ai frutti da abbinare poi con le crudité, quindi faccio diciamo frutta e verdura insieme. Di là che facciamo? Idea del piatto? Che facciamo? Una piccola salsina di erbe aromatiche, pan grattato, anacardi, filo d'olio, un filo di limone per fare una piccola cremina, per fare una base in un bicchierino. Tutte cremine. E poi...
Sto aspettando, lo so. So che non è facile parlare cucinare. Effettivamente. Olio, limone, giusto per dare la base per appoggiare le crudite. Una roba da aperitivo? Una roba da aperitivo, Simone, hai notato che alcuni nostri concorrenti proprio non riescono a dire una parola mentre cucinano? È una cosa che io ho notato, che succede anche quando suoni. Se tu suoni uno strumento, non riesci a parlare, nel caso riesci a cantare, perché vai al ritmo. Quindi mi chiedo, non è che magari cucinando c'è un ritmo del movimento che ti impedisce di parlare proprio perché parlando uno dopo io lo dice a uno che ne ha fatto del suo lavoro, fa cucinare e parlare contemporaneamente. Perché tu parli a raffica, infatti. No, è un fatto che se magari uno sa già cosa vuol fare, quindi è automatico, non pensa agli ingredienti, ma cioè, a volte inizi a parlare e poi ti trovi il piatto fatto tra le mani che nemmeno ci pensi. Penso che insomma sia una questione di abitudine. Dici? Secondo me è capacità. Non lo so. Poi insomma, in cucina magari ti puoi anche dare dei tempi tu. Magari la musica sono un po' più imposti. Sì. Quindi forse anche qui. Comunque, Agatha Christie diceva quando che doveva pensare la nuova trama di una cosa, cucinava. Si metteva in cucina e cucinava. E questo la aiutava a entrare. Invece Margaret Thatcher, quando doveva pensare qualcosa, ordinava gli armadi. Ah sì? Sì. Scarpone, lavorazione. Che bella questa cosa. Ordinava, cioè metteva gli armadi, in ordine. Metteva in ordine negli armadi le lenzuola, le tovaglie, i cassetti. Prima e di scatenare un inferno. Pensava. Interessante. Non poteva cucinare, ha dichiarato, perché le richiedeva troppa concentrazione. Anch'io mi metto tutto a posto, le lenzuola, gli armadi, i calzini. Io guarda, il giorno che vengo a Milano e vengo nella tana tua, guarda Simone. Hai detto tana guardandomi? Sì, la tana del lupo. Bene, passiamo alla ricetta. Che si apre questo uovo? Che devi aprirlo? No, bene. È già aperto. Allora, un minutino e mezzo, ovette di quaglia. Due bicchierini che sembrano i vecchi mezzini. I sciottini. In miniatura, adesso chiamati sciottini. Con dentro, ripetiamolo, cetriolo. Qui dentro? Sì, no, c'è. Qui c'è anacardi, grattato. Olive. Olive, erbette aromatiche. Olio. Si mangia così al cucchiaio? Sì. Colori e consistenze da uomo. Qua invece è molto più tenue. Frutta e verdure tagliare, Che fai? Che frulli? C'è un minuto, Lo so, al volo. Mascarpone con il kiwi. No, sa al volo. E un goccino di yogurt, faccio la salsina verde che mi è rimasta. E va bene, anche questo. Ricotta con la crema di mango. Crema di mango. E la cremina verde. Sembra una tavolozza di colori. Esatto. Chissà se è legato alla tua passione. Effettivamente dipingo da tanti anni, ho fatto la scuola d'arte, quindi mi è rimasta come passione il dipingere. Ma lo fai qualcosina da appendere in casa? Sì, a voglia, ne ho fatti tanti. Ora in casa nuova ancora, in realtà non ne ho messi neanche uno. Casa nuova addirittura? Torniamo sull'argomento, qua c'è anche lo spazio, manca soltanto un ring. Un bel anellino. Ti hai regalato l'anello di fidanzamento? Diciamo di sì. Non è proprio di fidanzamento, però. Questo è per tenerti buona per uscire venerdì, lo sai? 5, 4, 3, 2, non so chi pulisce a casa, ma avete fatto un macello, come si dice a noi. Stop! Gli parlo di matrimonio, wow. Mi fanno un ciampanello. Dal primo all'ultimo piatto serviti, mamma mia, questo è difficile, serviti con grazia. Che non è la mia amica, Vi vedo un po' provati oggi, è difficile. Vi lascio tempo. Noi andiamo in pubblicità e torniamo subito. Eccoci tornati a Cuochi e Fiamme. Eccoci tornati in mezzo alla coppietta di Firenze che si sta per sposare anche dopo la puntata di oggi. Magari. Gran bei piatti abbiamo fatto, 30 a 28. Per la signorina, Francesca vince su Davide.
Francesca ha fatto su una piadina senza glutine, che è celiaca, una sorta di tavolozza di colori, alternando una crema di ricotta e erbette, una crema di mango mascarpone yogurt e una crema di kiwi yogurt. Allora, direi che tavolozza perfettamente riuscita, perché è la prima cosa a cui io avrei pensato nel guardarla. Ci sarebbero stati bene anche altri colori, forse un po' più vivaci, perché è un po' monocromatico, cioè il colore del piatto, il colore della piadina e queste salsine color pastello che restano molto tenue. Però lì è una scelta tua, è molto carina l'idea di usare però la verdura cruda, la crudité, così come pennelli. E qui sporchi quasi di colore ancora. È molto carina, mi piace. Anche le piccole imprecisioni, secondo me, in questo caso stanno bene. Ti lascio giudicare un attimo da solo. Sì. Prendo una cosa io. Prendi. Ah, io invece devo dire che avendo acchiappato con la piadina la forma della tavolozza, con uno dei tuoi coppa pasta che so che utilizzi, guarda se non... facevi il buchino qua, sì, e vincevi. Oh, guarda, non abbiamo parlato. Veramente, eh? Improvvisata questa. Super. Tra l'altro, i colori, tu sapendo che la piadina era bianca, te dovevi inventare tre colori. Ti dovevi inventare tre colori per farli vedere proprio sulla tavolozza. In più ti dico, purtroppo, che la tinta, se questi sono i pennelli, io presumo, e questa è la punta del pennello sporco, andava fatto con delle glasse da mettere così e ti avrei dato 1000. Purtroppo questo piatto è un'idea meravigliosa realizzata un po' così. Dopo lo vediamo come viene. Però è una grande idea. Un'idea completamente diversa. È un'idea molto carina. Si vede che è un quadro... quello che verrebbe fuori praticamente monocromatico, il che non esclude che vada bene, quindi potrebbe benissimo essere così. Quello che io ho da dire è che, fermo restando che i colori non mi disturbano, anche se sono un po' pallidi, d'altra parte tu hai fatto questa scelta perché è tutto sul color sabbia, ecco, questo ultimo tondino fatto con della ricotta è un po' rigido e non c'entra molto con gli altri due, nel senso che sembra uno gnocco. Per il resto, sì, è carina questa idea dei pennelli, così direi un po' infantile. Sì? Sì. Sì. Piccolo suggerimento per il prossimo aperitivo. L'ho preso anche per un altro motivo, questo. Guarda la forma. Più stretto. Allora, qua sembra fatto da una donna, questo. A livello cromatico, in senso positivo, sto dicendo, quindi con molta cura. Gli sciottini con dentro un mix salino, diciamo, con l'olivetta, il pane, erbe aromatiche. È femminile, sì, perché è molto essenziale, estremamente pulito, però molto ben curato, nel senso, nella disposizione, nel modo anche di semplicemente di adagiare lo spiedino. È carino perché c'è un contrasto di colori completo, nei bicchierini c'è un colore molto vivace e qui c'è un colore molto, anche qui monocromatico, molto tenue. Manca solamente un elemento fluido perché sembra una sorta di mini pinsimonio, quasi da finger, quasi da aperitivo. Manca l'elemento fluido, però è carino alternarlo con delle spezie e delle altre consistenze. Vai, partito. Sembra una cerimonia. Io avrei messo un piattino nero qua, così vedevo meglio le ovette di quaglia e il pilolaus nero sprofondava nel, no? Nel nero. È molto carino, è ordinato, zen, preciso, ne mettevo un altro e qua un altro con la vodka, basta. Veramente... Ci dà di vodka, Rossi. Io devo dire che quando vedo le verdure, un pinsimonio, delle crudité, sono molto parziale perché trovo che dovrebbero esserci sempre. E che al momento dell'aperitivo, anche dell'aperitivo elegante intendo, anziché vedere quelle eterne mandorle salate che servono solo a farti venire sete e ottundono il palato, ci vorrebbero una serie di piccole crudité così. Qui mi piace l'idea che c'è anche la frutta, c'è questo lampone, questi due grossi lamponi che
fanno colore, ma suggeriscono anche che sta bene, per esempio, con delle bollicine, per esempio. Questo benissimo perché alterna la crudité agli ovetti senza caricare in calorie, perché dopo si va a cena. Molto gradevole, molto ben riuscito. Voti, e qua si decide tutto, perché sono, ricordo, soltanto due punticini di differenza, per 30, quindi due emplein di fila a 28 su Davide. Questo appunto è il piatto di Davide. Non ci ho pensato prima, potevo metterla più pesante la scommessa. Certo. Certo, cara Chiara, senza che sbuffi. Mannaggia, ce l'ho fatta. 15 a 10 per Davide, che ti passa all'ultimo. 43 a 40. Mi posso dare un bacino? Brava. Dai, su, dai. Gli mancava proprio, gli mancava. Te lo do, così ti fai un promemoria. Prendetelo anche voi il promemoria, domani vi aspettiamo a Cuochi e Fiamme, sempre qua. Però l'idea della tavolozza era molto carina. Ti dirò di più, a casa li ha fatti tutti con lui. Veramente? Col buco. E ci aveva messo una salsina rossa. Vedi? Abbiamo fatto un attimo un briefing perché dopo la prima prova il cartoccio, volendo stupire la nostra giuria, i voti non sono stati altissimi, 7 a 4, ci possiamo migliorare. Scegli tu fra ciccioli o coppiette di ariccia, che sono due prodotti fantastici italiani. Ciccioli, bene, belli, sono buoni, no. Sono i ciccioli l'ingrediente per la prova di creatività. Ciccioli, buoni, danno sostanza, danno sapore, danno anche parte grassa e croccante. Elaborateli in maniera creativa con tutti gli ingredienti che volete. Sono tutti dietro di voi, 30 secondi, via! Vediamo un po'. Qui abbiamo del totano, pinoli, vino bianco, spiedini. Quindi il pesce ci sta. Cos'è questa? Patata bollita, viola, ciccioli, cozze, limone e finocchietto. Molto semplice. Pane in cassetta. Buoni. 3, 2, 1. Stop. 10 minuti. Via. Vedo pochi ingredienti. Mi hanno ascoltato prima. Bene. Che ci fai? Faccio dei totani ripieni. Con ciccioli o mi serve l'aiuto? E cime di rape. Aspetta, vieni qua, inizia col porro. Però c'è una piccola punizione. Giuria vuole un cicciolo in purezza prima. Chi? La giuria vuole un cicciolo in purezza. Il campanello lo salviamo, dai. Lo salviamo, ma... Rubo due ciccioli a lei e per punizione. Guarda, ecco, tutte le scuse sono buone per mangiare. Parliamo di questi ciccioli che si comprano. Prego. Da... Puoi anche farteli, sai? Basta metterli lì, li fai cuocere, li fai sgrassare. Cattivi? Eh? Cattivi. Come cattivi? Senti che roba. Vuoi? Ma come cattivi? Sono stupendi. Ah, ecco. Anche buoni anche dentro il pane. Hai finito? In Francia li fanno con l'oca, in Italia si fanno col maiale. E poi, tra l'altro... Se li cuoci bene, ricavi lo strutto con cui poi lo fai depositare, lo filtri e lo fai raffreddare e usi lo strutto. Che ci volete quei ciccioli? Una bruschetta? Bruschetta un po' fettina. Facciamo così. Patate bollite, schiacciate ancora da calde e mettete i ciccioli dentro. Un pochino di prezzemolo, anche un pochino d'aglio ci sta bene se volete in polvere. Abbondante pepe, pecorino romano. Un uovo, impastate il tutto e lasciate raffreddare in frigorifero. Formate delle belle crocchette allungate, le passate nella farina, nell'uovo sbattuto e nel pane in cassetta tritato. Friggete
Fatene mille, perché serviranno mille. Senti, è una pasta e patate coi ciccioli, vuoi tornare allo scaffale? Hai detto di no? Hai detto niente? Sì, però sai cosa sfrutti invece in questo modo? Anche un po' la croccantezza. Sì. Perché alla fine la pasta e patate c'è bisogno, della, più che di quello, anche della parte grassa. Quindi sì. Se ci metti una pancettina, la fai sgrassare dentro, ti rimane così. Pasta e fagioli? Oppure, è uguale. Però sai cosa? Potresti fare una pasta e fagioli e poi metterceli sopra, sbriciolati. Danno croccantezza. Va bene. Li aggiungi come crostini, praticamente. Ecco. Sì. Oppure li metti nella pasta da pizza e la friggi e fai dei panzerotti con i ciccioli dentro. Professor Migliaccio, mi scusi, non lo faremo, sono solo ipotesi, stia tranquillo. Ecco, lo dai tanto. Di certo non è un uno snack quotidiano. No, non è uno snack. Abbiamo sbollentato un totano, intero però, cioè intero, aperto. Aperto. Ok, qua stiamo facendo porro e cime di rapa. Cime di rapa. Ne fai uno solo quindi? Sì. Brava, così ti concentri su uno. Vedi chi mi ascoltano? Pane ammollato, no, cos'è? Ciccioli, sì, sì. Pane ammollato. Fai il ripienino, bene, bene, bene. Allora, ti ripeto, il tema sono i ciccioli. Sì. Metto un altro pochino. Sì, perché li vorranno trovare all'interno, fidati di me. Qua, patate viola schiacciate, ciccioli sbriciolati. Un letto di patate viola, faccio i ciccioli schiacciati al mortaio, impano le cozze aperte. Ma perché li vuoi schiacciare per farli fini? Sì. Ma là te li tagli al coltello, fidati. È sempre carne, ma... Mi serve l'aiuto. Certo, vedi che non si sbriciolano. Sono croccanti, ma è sempre carne. E poi che c'è in cottura? Le cozze. Le cozze. Ok, come le fai? Come le usi le cozze? Ah, ma quello è già il piatto di portata, quindi? Sì, 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 sì. Ok, le cozze aperte con cosa? Al naturale, senza niente. Ok. E il limone e il finocchietto a che serve? Adesso ti faccio vedere. Le sgusci quelle, quindi? Sì. Io un po' di profumi ce l'avrei messi dentro. Tipo una pepata volevi fare, insomma. No, così. Così. Bianche, perché poi ci metto un po' di scorza di limone dentro. Sei bravo col coltello. Te lo dice sempre Riccardo, mi sembra. Riccardo dice che la prima battuta che ho conosciuto, quando Riccardo Rossi è sceso da quella macchina, quel giorno al ristorante dove ci siamo conosciuti, mi ha detto: eccolo, quello che usa le donne come lo Scottex. Mi ci è voluto un giorno per capirla stamattina. Perché ha visto una volta che prendevo lo Scottex da dentro, lo giro così e lo srotto. Esatto. Allora, torniamo sulle ricette. Quindi, pesce per entrambi, che con i ciccioli, insomma, ci sta, però non è proprio il canonico. No. Ciccioli, signori, così, come le patatine. Sì, come le patatine. In Emilia, dove il maiale è sacro, tant'è che non si chiama neanche maiale, ma si chiama l'animale, perché... È quello. È quello. E il cicciolo si usava per tutto, anche per condire le rare insalate che qualche volta in Emilia si mangia. Condito con l'olio mai, perché l'olio, se uno è malato, sì. Ma però si condiva con il ciccioli. Ah, olio ciccioli saltati in padella, quindi che rilasciavano il loro grasso, tant'è, si versava. Tant'è che anche in Romagna si mangia, come si chiamano, i oddio. No, che è la pasta resa croccantissima in padella, quasi come se fossero dei ciccioli, e poi aceto balsamico a sgrassare e si mette anche sull'insalata. Ti immagini quanto si sgrassava? Cavolo, cioè... ma mille volte non mi viene a mente il nome. Mi sa che si chiama Bruciatini, non mi viene a mente. Volevo fare una domanda, lei è Emiliano per caso, di parentele origini? Beh, no, però qualche cosa dalle Marche, per esempio, c'è, quindi ecco, sa. Stavo che al vicino. Nome che diceva lei. Io quello che posso dire al momento, caro Simone, è invece un appello discreto. E cioè, va detto che con tutto l'affetto che noi abbiamo verso questo prodotto straordinario, veramente, non abusiamone, perché veramente poi diventa pericoloso. Diciamolo, che poi dopo ci prendiamo tutti gli anticolesterolici, tutta la roba così per diminuire. Bisogna utilizzarlo con parsimonia. Soprattutto in Emilia e Romagna ci sono, insomma, che ne abusano un po' anche, esatto, a livello di salumi. Lo dico perché poi, sennò, siccome a noi ci piace mangiare, ci piace pure mangiare a lungo. Ecco, diciamo questa cosa. Bravo. Pensavo che ci fosse un finale diverso, ero preoccupatissimo. Volevo proprio...
che dopo ci tocca bere quegli yogurt che fanno bene, capito? Basta, danno freschezza. Io confermo quanto diceva prima Fiammetta, perché sì, ne stavamo parlando, ed effettivamente non si usano più tanto i ciccioli, nonostante nelle mie zone si usino ancora tanto, ma nella tradizione. Io ad esempio non li uso praticamente anche se mai. Io so Emilia, che Caramaci ha un piccolo portapillole e una volta ho visto che c'erano quattro ciccioli. L'aveva detta troppo seria prima, doveva per forza. Dovevo dire così. Allora, signori miei, avete un minuto. Carino. Non avevo capito che lo chiudevi dopo. Infatti ho detto, perché l'ha fatto sbollentato aperto? Non l'ho mai visto fatto così. Ci piacciono le cose nuove. Sughetto sopra. Tu hai messo giusto due ramoscelli di finocchietto. Quindi, non lo condisci niente così? Giusto, ci sono i ciccioli. Perfetto. Vado? Oh, vado. In anticipo. Bravi. Vai Caramaci, dai. C'è solo un problema adesso. Che devo io rendere parsimoniose le... Sì. I bocconi e devo sì, distruggerlo anche leggermente. Bello però. Bene. Grazie. Vai Caramaci. È molto buono. È molto buono, intanto carina l'idea di alleggerirlo, tra virgolette, perché è l'elemento sicuramente più grasso della ricetta. Gli altri ingredienti sono abbastanza semplici. Le consistenze sono tutte quante molto morbide e molto simili. C'è il pinolo che dà un minimo di croccantezza e poi il cicciolo che dà effettivamente la durezza, quasi la croccantezza. È molto buono, saporito. Si bene, sente solo il vino molto. Hai sfumato con il vino? Sì. Dopo aver messo il pane? No. Prima è rimasto molto forte. Hai messo il pane, allora non uso, come dici tu, prima di dealcolizzare bene il vino. Sono una droga. Ha ragione Caramaci. Sento il vino. Sento un ciccio. Mangio pinolo. Sì, passiamo a Fiammetta. Mi è piaciuto. Quella è la cosa fondamentale. È originale questo connubio terra-mare. Trovo. Il cicciolo è molto croccante. Hai saltato i pinoli? No. Avrei saltati. Cambia totalmente il sapore dei pinoli. Per dargli una nota leggermente bruciata. Però è un piatto molto interessante. E questa specie di culla molto carina. Grazie. L'hanno spazzolato comunque. Dai. Che è questa con piuma viola? È patata. Ah, edulcorata con quello lì? No, è di razza così. Ah, è una patata viola. Ah, patata viola? Sì, che se poi si raffredda diventa ancora più viola. Non ho capito perché non hai messo la cozza assieme alla patata, oppure un po' di patata sotto il guscio, cioè dentro il guscio col... Cioè per fare no, solo un boccone. No, volutamente, sono due gusti diversi. Il cicciolo con la cozza oppure il cicciolo con la patata. Ok. È buono. La cozza è molto buona. Ti dico la verità. È la consistenza, cioè la croccantezza che si percepisce, il sapore viene un po' meno, per cui il limone viene molto fuori con la cozza, il cicciolo viene un po' meno nonostante sia coperta e la patata viola per me non è un valore aggiunto. Senti, la prendo così? Certo, è fatta apposta. Con l'alga. Assaggiala anche con la patata. Dov'è? Ah, scusami, sì. Adesso. Mi detto sono due. No, non l'ho fatta apposta, l'ho detto. Sì, superflua. Ma la cozza con questa limonata sopra è molto buona.
Okay. Buona. Il cicciolo gli dà un valore aggiunto? No. Devo dirti effettivamente no, perché il limone è proprio forte. Però Chiaramani ci dice tutto prima di me. Cioè, il contratto viene a destra, quindi viene prima di me. L'effetto è un po' spiazzante, no? Sì. Anche perché ormai lo sai che si vedono anche fuori dal lavoro, quindi insomma si vanno un po' di in simbiosi. Sottotitolo di Cuochi e Fiamme è diventato Tutti i colori. Il limone e la buccia del limone con anche una parte amara purtroppo è totalmente dominante, nel senso che c'è la parte interna del limone che domina tutto. La patata fredda non è che mi dica molto. Fredda col cicciolo. Sì. L'avrei preferita allora calda, con i ciccioli, perché così sento un contrasto che non capisco. E il colore viola mi riporta piuttosto a un dolce che non a un piatto salato. Quindi lo trovo un po' eccessivamente volutamente originale. In quel piatto vuoto, con anche i ciccioli che stanno sparendo grazie a Riccardo Rossi, con gessetto rosso, ciccioli. Mettete il voto da 1 a 5. Qua c'era il totano. Qua c'era il totano a sacchetto. La seppia, quello che era, insomma, quel pesce. Il calamaro. Vabbè, una cernia. Ciccioli su cozza. Ringraziamo anche Dino che ce l'ha preparati proprio bene questi ciccioli, perché appena fatti sono più buoni. È vero. I voti salgono. 12 a 9 per Anna Lucia. Bravo. 19 a 13. Pochi i voti di distanza. Allora, verdure ripiene o verdure al gratin? È una prova di presentazione, quindi non sarà tanto il sapore, ma come puoi elaborarle visivamente. Sì. Verdure ripiene. È più facile, anche più bellina. Sono le verdure ripiene, il piatto per la prova di presentazione. Verdure ripiene, avete un sacco di verdure, un sacco di possibili ripieni da formulare con grano cotto, con macinato di manzo, uova, patate. Divertente, non state attenti tanto al gusto, ma all'idea e alla presentazione, colori e piatto compreso. Avete 7 minuti stavolta. Via! Che fai di ripieno? Cioè, qual è il contenitore? Il contenitore è il peperone. Ok, appena cotto in forno. Appena cotto in forno. Grano pestato. Pomodori. Pomodoro verde insalatario. Buono, acidino. Poi che ci metti? Poi ci metto la carota, il peperoncino, dei capperi e della rucola. Faccio un'insalata e faccio il ripieno del peperone. Taglia bene il peperone, perché quello sarà uno dei metri di giudizio subito della giuria, lo so. Qua invece siamo sul fiore di zucca, più delicato. Riccardo, non distrarre Chiara, per favore. Non vi vedo. Ci. No, che stai sbagliando. Fiore di zucca ripieno di patate macinato. Cotti. Il macinato lo faccio passare un attimo in padella. Ok. Semplici, entrambe. Quindi mi danno modo di poter star poco lì in cucina e venire da voi a diciamo sapere cosa facciamo. È il trionfo del macellaio. Perché vuoi farti male su quel panchetto? No, che perché rischi? Vabbè, sai, il trionfo del macellaio. Che gli faccio oggi? Vai dal macellaio e ti fa trovare i piatti preferiti da Fiammetta, quella bella zucchina con dentro il tritato, quel peperone con dentro tutta la qualunque, okay. Capito? Peperone con dentro, dentro la qualsiasi, eppure i funghi dentro ricoperti, tutta quella robaccia che la devi schiaffare solo nel forno, un filo d'olio, signora, poi domani mi saprà dire, allora, capito? Fiammetta, prima di tutto, odia la zucchina ripiena di carne. L'ho detta apposta. Appunto. Poi.
non sono piatti schifosi, perché no, ci sono delle gastronomie che le fanno molto bene, secondo lei. Però a casa sai quello che c'è dentro. Oh, e lì volevo arrivare. E allora, capito? Io volevo partirci già un'ora fa. Chiara che ci mettiamo dentro? Io non metto carne, metto solo verdure. Ad esempio il pomodoro, sto guardando i loro, lo faccio ripieno di couscous con le verdure tagliate a pezzettini, o anche con sopra un crudo di pesce, volendo, sopra il pomodoro. Il peperone lo faccio ripieno di riso venere o di riso normale, sempre con verdure da dolata. Normalmente però io metto il pesce o la crudite di pesce, quando ovviamente tipo il pomodoro non lo devi cuocere. Quindi niente carne. Se ti portano del pesce buono a mangiare crudo, o ti danno una tartare e te la portano a casa per farti mangiare, te condiscila. Sale, pepe, scorza di limone e prezzemolo. La metti dentro una zucchina a botte, sai quelle tonde? Ah, l'ho visto una volta. Le tagli sopra, le svuoti o le sbollenti, appena ci metti il pesce dentro, le tappi e le butti in forno, così lo cuoci, tutti i succhi rimangono dentro, la zucchina si prende i succhi del pesce. E farà bomba, sembra una zucchina. Una bombetta. Col pesce dentro. Carina, può o essere no, carina. Patate e anduia. E quella è una è bomba davvero. È buono tazzecchio, bravo, è vero. Beh, cioè, vuoi dire delle verdure ripiene? Grande piatto a partire dalla primavera per tutta l'estate, comodissimo da fare perché tu le prepari in parte svuotandole, per esempio le zucchine con il loro stesso coso, un po' di pane ammollato nel latte, insomma è molto semplice, ogni regione ha la sua specialità, poi le sbatti in forno e quelle cuociono, le tiri fuori e anche fredde sono e buone. Sono buone, fredde, gelate e buonissime. Fredde e tiepide. E poi è un antesignano, secondo me, della tendenza attuale dove la verdura è al centro del piatto al posto della carne, lavorata con fantasia. Questo è un antesignano. Io ho deciso di fare il cuoco a 4 anni quando mia nonna mi faceva le zucchine ripiene, dove, come dice sempre Riccardo, fai che ti sei mangiato due zucchine? Sì, con un dito d'olio, pomodoro, pieno di ragù. Però quanto erano buone quelle zucchine il giorno dopo. Incredibile. Ma c'erano tre zucchine nel frigorifero, io non l'ho vista. No, le mangiavo fredde dal frigo con le mani. Sì. Non rimaneva niente. 2 minuti, signori e signori. Qua una cornucopia di peperone che fa fuoriuscire un'insalata di grano alla mediterranea. Qua dei fiorellini primaverili farciti di carne e patate profumata con erba cipollina. Profumata con, sì, l'erba cipollina, un po' di prezzemolo e ho messo anche del parmigiano dentro, del grano. Sale e pepe. Dov'era il prezzemolo? Il basilico. Basilico, scusa. Ok. Preparatevi il piatto da portata, 1 minuto e 20. Qua sono molto fiscale, vi avverto. Anche perché ci sono pochi punti di differenza. Sappiamo che qua non ci si rilassa un attimo dietro le cucine, anche se si scherza e si ride, ma poi nel finale qualcuno si deve portare a casa quel kit. Qua stiamo curando giustamente l'impiattamento. Qua stiamo finendo la cottura del fiorellino. E conta molto anche la disposizione del piatto. Sto dando dei consigli unilaterali su come impiattare. Bello, colorato in anticipo, ci piace. Colori primaverili, il gusto poi non lo so, l'occhio me lo direte voi col gessetto e vediamo chi vince, ma non subito, tra poco, prima pubblicità. Siamo qua. Eccoci tornati in studio, cucine profumate e colorate, perché dopo le varie prove, 19 a 13 la situazione, piatti già di fronte ai nostri 3 giudici. Prova di presentazione richiedeva elaborare in maniera visiva delle verdure ripiene. Allora, è carina l'idea, io avrei utilizzato però a livello estetico un altro piatto. Nel senso che questo con la doppia non lo vedo adatto a questo tipo di preparazione. Però sicuramente invoglia dal colore, anche dalla leggerezza che trasmette a vederlo. Carino. Il peperone, che come sai io amo, qui è stato utilizzato, come hai detto giustamente te, a mo' di cornucopia.
ma la caratteristica della cornucopia è quella di essere strapiena di roba, proprio l'abbondanza. Vuol dire, questa è anche un'allegoria, come benissimo sappiamo, basta andare a vedere le corna, eccetera, così. Tra l'altro, quando se vai fuori a vedere la Fontana di Trevi, c'è la cornucopia. Allora ti dico, quindi, mi fai rifare. Non finisce mai la frase. Se mettevi un bel piatto nero, questo Jean del peperon risaltava alla grande, e quindi anche questa povertà magari risaltava un po' di più, andava proprio riempita meglio, e quindi questo è quanto. Ora si guarda con simpatia, però se volete ricevere le spiegazioni tradotte in italiano di Riccardo Rossi, le trovate sul sito di Cuochi e Fiamme. Spiegazione della puttana. Però non è del tutto ovvio, non è facilissimo pensare al peperone come una cornucopia e stenderlo così. Quindi questo è apprezzabile. A me piace anche, seguendo l'idea di chi ha fatto, l'idea dell'usare questo piatto un po' curioso, no? Sembra un infinito. Che si stende così, per cui fuoriescono gli ingredienti. Certo, andava fatta molto più ricca, molto più piena e anche molto più colorata. È l'idea, è un'idea valida. Come posso aiutarti? Il grano, si dice grano, e poi l'insalatina è bella fresca, a Milano si dice la fresca, e quindi c'erano i soldi dentro. Passiamo a questo secondo plateau. Qua abbiamo cotto, fatto tanto di ripieno, e presentato questi fiori di zucca con ciccia e patate all'interno. Allora, per quanto qui la ricetta ti invogli, perché è buona la ricetta, a livello estetico di presentazione non c'è stata cura. Apprezzo il piatto perché richiama un po' il colore interno del fiore di zucca. Vero. Però sembra mancare proprio al centro qui qualcosa, avrei messo un colore che potesse risaltare e avrei semplicemente curato un po' di più la presentazione. Io ci provo a buttarla lì sempre che di più, la cosa che è la forma, insomma, non curare tanto il resto in questa prova. I fiori sono crudi? I fiori sono stati ripassati in padella appena. Se ce ne fossero stati altri, i fiori? Due. Se ne mettevi già 6, 12 diviso 2 e 6, purtroppo sono un po' miserelli. Diciamo, sciatterellia.net. Tra l'altro avevi preso il piatto giusto, che Riccardo ha un debole per questo piatto, quello rosso e quello blu. Beh, io quello del concorrente blu. Apprezzo il fatto che questo è un piatto molto locale suo, molto identitario, ha fatto una serie di piatti che ricordano la sua terra, e questo è importante, è molto significativo. Però oggettivamente, se questa è una presentazione, non ci siamo. Innanzitutto i fiori di zucca andavano riempiti da dove si aprono, invece qui il fondo si è aperto, per cui fuoriesce questa cosa che non è nascosta da niente. Fatto come dei cannelloni, l'avevo aperti per lungo. Ho capissi, però voglio dire, però non c'è la presentazione manca. La presentazione manca, anche se si tratta pur sempre di un concorrente uomo, quindi diciamo il solo fatto che si sia impegnato è valido. Posso dire la mia adesso? Era molto più presentato con cura il piatto di prima delle cozze, che aveva questi sbalzi cromatici, che è questo. Bene, votate. Scusa. Sì. Anna Lucia con la cornucopia. Ormai fa tutto Riccardo, tanto anche il notaio, cambia lui il piatto, su. E ora votate questo. Io veramente. -5 per Anna Lucia, che vince 29 episodi. Dammi un bacio, ti porti a casa il titolo di Cuochi e Fiamme. Niente da fare, ve li presento chi vi ha giudicato. Ora, non era tanto di presentazione, però era goloso, quindi me li mangio. Venite. La cornucopia, spero che ci porti fortuna. Domani sarà piena di un sacco di ingredienti. Non la cornucopia, ma la punta di Cuochi e Fiamme. State con noi. Grazie. Sì.
quello sicuro. Dai, che ce l'hai fatta, è finita. Ciao, grazie. Il tempo è poco, hai visto? 10 minuti. 10 minuti proprio come in TV. Mettevi un pomodoro e già. 10 minuti, ma ti pare che con 10 minuti? 10 minuti. È terribile, vuole fiamme, è peggio di schiavitù.